Salve a tutti Pumpkins, io sono Chantal e benvenuti in un nuovo video. Oggi ennesimo unboxing della Illumicrate perché ci piace così. Mi è infatti arrivata l'Illumicrate di aprile. Ringrazio sempre appunto l'Illumicrate per inviarmi queste box meravigliose. Sono appunto delle bookish box dove all'interno troveremo un libro prettamente in inglese e dei bookish items dedicati a vari fandom. In questo abbiamo Aurora Rising, Il Signore degli Anelli, Through Twitch e altri che adesso non ricordo, ma apriamo subito. Il tema di questo mese è Squad Goals, quindi ci riferiamo a una box improntata principalmente sulle bookish squad. Questa è la spoiler card, all'interno ovviamente ci sono i nostri spoiler, mentre qui dietro è segnato il tema di maggio, che ragazzi secondo me la box del mese prossimo, la box di maggio sarà spettacolare. Tra l'altro c'è un libro che voglio leggere da una vita. Comunque, andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questa box. Allora, questa è qualcosa di meraviglioso. Home is behind, the world ahead. È bellissima. Allora, è dedicata ovviamente al Signore degli Anelli ed è stupenda. Io amo tantissimo le tote bag, quindi appunto queste borse, ma trovo che questa, rispetto magari a tante altre dedicate ai fandom che a volte escono nelle bookish box, questa è molto portabile, nel senso che è nera, quindi la posso mettere ovunque, ed è dedicata al Signore degli Anelli, il che è bellissimo, quindi sono troppo contenta per questo oggetto, è bellissimo. Andiamo avanti perché ci sono un sacco di scatoline. La prima scatola molto anonima è questa qui, pesante. Se c'è una cosa che la Illumicrate fa è creare oggetti da inserire nelle box che sono sempre o comunque quasi sempre utili. E qui abbiamo l'oggetto dedicato ad Aurora Rising. Infatti qui potete vedere la squadra 312 di Aurora Rising con appunto tutti i personaggi, che tra l'altro sono meravigliosi. Ed è ovviamente che cosa? Un power bank. Allora, magari molti lo posseggono, io invece no, e quindi per me è utilissimo, visto che ho perennemente il cellulare scarico, cioè io giro con tipo il 20% di carica, quindi per me questo è veramente la rivoluzione. Ed è bellissimo perché è dedicato ad Aurora Rising, sono troppo contenta. E qui ovviamente esce il filo, il cavo, con l'ingresso per l'iPhone, però vabbè, voglio dire, cioè insomma si può mettere qualsiasi tipo di cavo, quindi è super approvato questo. Si sono ricordati? Allora, che cosa è successo? Nella scorsa Illumicrate c'era un oggetto mancante, non so appunto perché in alcune box non l'avevano messo, però c'era appunto questo oggetto mancante e me l'hanno inviato in questa box. Che carino! È una collanina ed era dedicato a This Dark Materials, tipo Dark Materials, comunque insomma a quello. E quindi niente, sono veramente troppo contenta perché poi è carinissima questa collanina. Ma che carini! Andando avanti, prima del libro abbiamo un altro po' di cose. Allora, questo. Ora, giustamente voi dite che roba è? Tra l'altro c'ha il magnete dietro, meraviglioso. È dedicato a Gilded Wolves, che non ho ancora letto, però è di base una sorta di lavagnetta, infatti qui c'è anche la penna. Mi è molto utile perché volevo acquistare più o meno una cosa del genere per fare un video, però quando ho deciso di farlo è scattata la pandemia e quindi non ho potuto, però a questo punto utilizzerò questo oggetto che è uscito dalla Illumicrate ed è anche questo super utile perché si può segnare tutto, soprattutto se si appende, se si attacca al frigorifero, spesa e quant'altro, cioè bellissimo. Qui abbiamo una penna. Ok, no, è una penna tranquilla che hanno voluto inserire in questa box, appunto targata Illumicrate, ed è utile, è effettivamente utile ed è anche molto molto carina, insomma, tranquilla. Ultime cose, allora, credo che questa sia la fan art del libro che esce appunto in questa box e poi abbiamo questi che sono meravigliosi. Allora, ok, ci siamo,
sono i segnalibri dedicati ai personaggi presenti all'interno di Truthwitch, che è una saga che voglio leggere da una vita, ma che soprattutto uscirà anche qui in Italia per Oscar Wilde, quindi non vedo l'ora, e ci sono anche i segnalibri dedicati, meravigliosi, mi piacciono un botto. Adesso però vediamo il libro. Tra l'altro qui abbiamo anche il bookplate che andremo ad attaccare all'interno del libro. Wow, quanto verde! There is no fate, no destiny, everything is a choice. Ok, il libro è questo qui, Dangerous Remedy. Ci sono queste pagine verdissime che mi piacciono da impazzire. Oddio, che bello, devo dirvi la verità che questo è uno dei libri fisicamente più belli, cioè uno dei tanti comunque. All'interno c'è questa mappa e ok, dentro è anche scritto abbastanza grande. Allora, andiamoci a leggere un attimino la trama e poi chiudiamo il nostro unboxing. Ci troviamo a Parigi nel 1794. Bellissimo! Ok, dalla trama non ho capito assolutamente nulla, però come vi dicevo ci troviamo a Parigi in questo anno molto particolare, ci sono appunto moltissimi protagonisti che andranno a creare, credo, questo gruppo, questa squad, e qui dice che la loro ultima missione è una ragazza che possiede un potere molto particolare che è in un qualche modo legato all'oscurità, e i rivoluzionari e i nobili, credo, la stanno cercando. Quindi chi sta ingannando chi? E qui c'è scritto che è un gioco di scienza, magia, amore e perdita. Wow, sembra fighissimo, e soprattutto che ricordiamoci sempre che quando non capiamo le trame, il libro solitamente promette bene, è bello. Comunque, bello, devo dire la verità, questa è una box che mi è piaciuta tanto perché utilizzo tutto quello che ci hanno dato, e soprattutto il libro sembra super interessante. Hanno detto anche per The Shadows Between Us, quindi non mi farò ingannare questa volta, però questo è il libro. Detto ciò ragazzi, l'unboxing finisce qui, io spero tanto che vi sia piaciuto, ho amato tutto quello che è uscito all'interno, ma l'abbiamo già detto tipo 100 volte, quindi mi fermo. Vi invito però a scrivermi giù nei commenti che cosa ne pensate di questa box, qual è il vostro oggetto preferito. Io sono indecisa tra la borsa e il power bank, onestamente. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao pumpkins!